4 febbraio è stato il mio primo giorno di lavoro con Foodora. Al mattino mi sono comprato un bellissimo cappotto con mamma dopo che i tentativi erano falliti con la nonna e ha cercato di convincermi ad andare in chiesa, ma le ho rivelato che non credo più in Dio. Sto ruttando, scusate. E quindi, nada. Ho comprato un bel cappotto blu che mi ricorda quello di Sherlock. Ero parecchio contento. Ero parecchio contento. Dopodiché nel pomeriggio provo, cioè monto le luci sulla bici, cerco un modo di fissare quel paraspalla alla bici per usarlo come lettore per il telefono e mi accorgo che la bici non entra nella panda, non ci entra, è troppo grande. Allora corriamo da Decathlon subito dopo pranzo e compriamo un portabici da 60 euro, porca puzza. Sono sulla tazza. Lo montiamo con non poche difficoltà e dopo un sonnellino pomeridiano parto e vado. È stata una giornata, diciamo, interessante. Ho effettuato 6 consegne in periferia, quindi distanze enormi. Domani voglio andare in centro perché secondo me ho perso tempo, cioè potrei fare molte più consegne. Ho percorso moltissimi chilometri, sono stanchissimo, mi sono fatto la sauna, ma sono soddisfatto, ho guadagnato 22,50 euro più 2 di mancia. Devo mettere a posto questa bici col cambio e tutto, il cellulare mi si è spento all'ultimo quando dovevo tornare in macchina e non sapevo più dove fosse, devo trovare un modo per fissare anche la batteria. E sono piuttosto contento, stanchissimo, sono le 11, sono appena tornato a casa, mi sono fatto il bagno.